Uno degli obiettivi principali del decreto è quello di non perdere posti di lavoro e quindi le misure, il blocco di misure è centrato proprio sul sostegno ai lavoratori e anche alle imprese ovviamente che li mantengono occupati. C'è un blocco dei licenziamenti dal 23 febbraio in poi e la cassa integrazione ordinaria o in deroga è estesa su tutto il territorio nazionale, a tutti i settori, indipendentemente dal numero di lavoratori, anche se ce n'è uno solo. L'impegno è velocizzare l'accesso a questi strumenti. Ricordo, visto che è stato chiesto, che il FIS è erogabile molto rapidamente perché il datore di lavoro può accedere a questo fondo, che è un fondo regionale, e anticipare quindi il pagamento ai lavoratori. L'altro elemento è che ci sono soggetti non coperti da questi strumenti e quindi tutti gli stagionali, e anche per questi ci sarà un indennizzo di 600 euro, intanto per il mese di marzo, che riguarda quindi stagionali nel turismo, nello spettacolo e nell'agricoltura. Poi ci sono gli iscritti comunque alla gestione separata, collaborazioni coordinate continuative e professionisti titolari di partita IVA iscritti a questa gestione e tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, quindi agricoltori mezzadri, quindi commercianti e artigiani. Non abbiamo ancora risolto il problema dei professionisti ordinisti. Questo è un tema che stiamo trattando con le casse di appartenenza, ma comunque abbiamo già predisposto un finanziamento anche per loro. Le modalità verranno definite, nel periodo di conversione del decreto. Si tratta anche per loro di 300 milioni. Soggetti che siano iscritti ad altre casse, come ad esempio, gli agenti di commercio che sono iscritti sia all'AGO che all'ENASARCO, potranno comunque accedere a questo indennizzo, di 600 euro. Non ci sarà un click day, tranquilli, ci sarà una domanda telematica da fare. L'INPS ha assicurato che in pochi giorni sarà in grado di cominciare a pagare. Non preoccupatevi per le risorse, perché abbiamo stimato di dare questa indennità a 5 milioni di persone. Se i soldi non bastassero, provvederemo con altri tipi di coperture. Né ci sono altre condizioni. È sufficiente avere una partita IVA attiva.